terra di tutti, l'uomo per natura, creatura mobile, ieri, oggi e domani, si muove ancora e ancora e ancora. Un corpo di conoscenza per il bene di tutti. Perché dividere genti nate sulla terra di tutti? Guarda al di là di razze, credo e condizioni. Guarda cosa c'è in comune, ambienti condivisi, sfide condivise. La diversità non è un limite per l'integrazione di tutti. Perché dividere genti nate sulla terra di tutti? Questo applauso va a Sheriff, anche se è lontano. Sì, lui lo sapeva che avremmo letto stasera, era molto contento. Sì, mi ha detto di ricordare che hanno bisogno di aiuto per l'Ebola in Sierra Leone, che se potete in qualche modo insomma, aiutare, questa è la cosa che veramente mi premeva. Un'altra poesia è di Mohamed Malik, un giovane poeta marocchino che vive a Senegal. Profughi. In sella ai nostri anni migliori sfidiamo il mare, scrutando rotte di mille altri destini alla deriva. L'approdo è un azzardo. Alle porte di Lampedusa altre storie verranno a galla, impigliate nelle reti dei pescatori. L'enfasi lasciamola ad altri esodi. Noi siamo solo profughi, protagonisti della cronaca e clandestini alla storia. L'ultima è il numero di Selam Kidan. Mi chiedo quale nome ti ha dato la tua mamma preziosa. Forse ti ha chiamato Berhan, mia luce. Forse ti ha chiamato Haben, mio eroe. Forse Kwisanet, riposo. Oppure il tuo nome è Awet, vittoria. Dimmi, piccolo, ti ha forse chiamato col nome della sua speranza, la sua aspirazione o il suo sogno? O forse col nome del fratello che ha perduto, o del padre da tempo andato? Forse ti ha chiamato con il nome del deserto attraversato, o della terra lasciata indietro? Forse ti ha chiamato col nome della terra in cui eri diretto? Dimmi, piccolo, qual è il nome che tua madre ti ha dato? Perché io non posso sopportare che tu venga chiamato numero 9.